Bene, allora oggi vi porto con me a fare un giro alle prove del Sunshine Gospel Choir per il tour di Natale del 2021-2022. Andiamo a provare in Blu Musica, storica sala prove di Torino, dove hanno provato dagli Africa Unite ai Subsonica, di tutto un po'. Qua dietro di me c'è la strumentazione, l'acqua, immancabile, chitarre. Custodia doppia, il Mesa che però starà a casa oggi, la pedaliera. Ci vediamo in Blu Musica. Suoniamo il campanello, vediamo se ci aprono. Eccoci, questa è Blu Musica, la sala grande che è nel cortile. Adesso ci appropinquiamo all'ingresso, lavarsi le mani, mascherina, già vediamo un po' di amplificatori. Mario Bracco, eccoci qua, arrivati. Le tastiere, la mia postazione, l'ampli, la Luke, la Telecaster, pedalieronza, tutto settato e cablato. Per gli amici tastieristi vi faccio vedere l'attrezzatura di Paolo. Abbiamo un Synth Mini Nova con il vocoder, un Hammond Viscount, mi sembra. Controlliamo. Viscount. E questo è il pianoforte, lo Yamaha MO Mod X. Nuovo nuovo, batteria, ovviamente questa non è quella di Mario, ma è quella che c'è in sala prove, l'ampli del basso. Io invece ho i miei attrezzi qua, suoniamo con un 8 Rod Deluxe qui in sala prove, poi dal vivo userò ovviamente o il Mesa o il Soldano, e se mi gira anche il Marshall di Alessandro. Qua abbiamo la pedaliera. Poi vi farò un video dedicato a questa, il wah-wah della Dunlop, pedale del volume, l'Exotica C-Comp, il Friedman, conoscete bene, Box of Rock, non posso che parlarne bene, il compressore della Diamond, le modulazioni di Eventide e per concludere il nuovo Boss DD500 che ho da qualche settimana. I suoni che uso maggiormente sono beh, allora, il riverbero è praticamente sempre acceso, ce n'è giusto un filo, un plate, e il Box of Rock anche. Nel 99% dei casi il suono che sentirete sarà il Box of Rock, perché è talmente figo che si pulisce da paura con la manopola del volume della chitarra. E quindi per il 90% del concerto è quello, sia per i clean che per i distorti. Quando mi serve un suono lead, a quel punto utilizzo o la C-Comp come booster, oppure il Friedman. Spengo questo, accendo il Friedman. Anche il Friedman si pulisce molto bene, però essendo partendo da una base molto più spinta come suono, lo uso principalmente per i soli, quelli più importanti. Ogni tanto uso, come sapete, il Diamond settato con le Q, non so se si vede, molto aperto, non tanto come compressore, ma quasi come equalizzatore, per aprire le frequenze alte insieme al Box of Rock, e con un delay e il chorus molto, molto presenti,
e mi permette di fare dei tappeti tipo Landau.